Capriglio con la sua chiesa, dietro in fondo si vede sempre la pietra di Bismantova, sempre il Cimone, sempre il Ventasso. Siamo quasi arrivati al bivio di Capriglio. Sono da me, o da me, come si dice da queste parti, e ho quasi percorso il primo chilometro. Ma oggi è solo una camminata di riscaldamento, la classica camminata, buoni propositi, anno nuovo, ricominciamo a muoverci. Questo qua è l'Elleborus fetidus. Senti, al sole le primule possono fiorire. Anche nei punti al sole, anche in pieno inverno, se no tipicamente fioriscono verso febbraio-marzo. Ecco un altro eleboro, il cimitero di Casagalvana e Capriglio, che però adesso è sito praticamente a Capriglio. Un giorno vi farò vedere il cimitero vecchio. Qua siamo nel parco che fa parte dei parchi del Ducato, ma anche del parco dei 100 laghi, e non lontano passa anche la linea di confine del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, che è anche a riserva MAB UNESCO da casa da un po'. Infatti c'ho il fiatone. Abbandoniamo la strada asfaltata. L'obiettivo di oggi è la pizza, che non è l'amatissimo piatto che molti adorano, ma in realtà sarebbe il pizzo. C'è una punta che le bancate di Flis del Montecaio fanno, che si vede dalla vallata della Parmossa. Queste sono le bancate di Flis di Montecaio. Qua si vede proprio la zona rocciosa, sottoposta a una forte erosione degli agenti atmosferici. Tant'è vero che qui è crollata. È una zona popolata di animali selvatici, qua vicino. Una volta ho incontrato a tu per tu un tasso, e adesso qua sotto passa la strada, là, e mentre prima della frana la strada passava da Capariglio. Questo qua è il percorso dove stavo progettando un trekking della Val Bardea. Questa che vedete più o meno in primo piano, delimitata dal Monte Fuso, ed è un affluente di sinistra orografica dell'Enza. Siamo quasi arrivati alla pizza, che è un posto che ha il suo fascino, anche perché da qui si gode una vista fantastica, quasi a 360 gradi sui monti intorno. Adesso è comparsa anche l'Alpe di Succiso, la Nuda, cioè lì siamo al confine con la Toscana, il Montecaio. Questa è la Val Parmossa, che è un affluente del Parma, tant'è
Torrente Parma, laggiù c'è ancora la neve residua che è rimasta nei posti all'ombra, rivolti verso nord, Gropizioso, Musiara superiore, Musiara inferiore e là dietro si vede Tizzano. Oltre il crinale che scende a Tizzano, invece c'è la Val Parma. Ecco, eccomi qua sulla Pizza. Vabbè, ci sono sopra. Questo qua. Da qui sotto c'è un bel salto di una quarantina di metri. C'è tutto il panorama di cui vi parlavo prima. Adesso si vede bene l'Alpe di Succiso. Non so se si percepisce anche attraverso le immagini registrate, ma e in fondo si vede un tramonto bellissimo. Là c'è il monte, credo Cervellino, Cavalcalupo, Montagnana, Vitello, Corno, Sporno e poi dopo la linea di Crinale scende verso le colline e i vigneti di Arola, di San Michele Tiorre. Là in fondo, immersa nella nebbia, c'è Parma, Langhierano. Adesso non è una delle giornate più terse, però quest'aria è frizzantina. Permette di godere questa passeggiata serale. Condizione climatica, però anche vedere il tramonto con tutto il giro dei monti attorno sembra una cosa meravigliosa. Adesso torniamo verso casa, anche perché qui non sono così rari gli avvistamenti di lupi, per non parlare poi di tutta l'altra selvaggina. Cinghiali, volpi, lepri, tassola, abbiamo già detto, istrici, donnole. C'è una bella fauna selvatica, anche perché la frana, sono due le frane, una qua in Val Bardia, e una tra Musiara Inferiore e Gropizioso ha praticamente reso questa vallata della Parmossa selvaggia e la fauna selvatica ha trovato un habitat dove può girare indisturbata. Ultima immagine della Pizza e torniamo verso casa al calduccio. Ecco che il presepe di Andrea e la stella cometa si sono illuminati. Starà dormendo. Non sarei venuto volentieri. Incontri serali e ritorno del vlog per non farci mancare niente. No, assolutamente.